Io credo che sia importante questa serata non solo per sensibilizzare le donne ad eseguire dei controlli ginecologici regolari, ma anche per catturare l'attenzione delle istituzioni affinché non ci sia più questa grande disuguaglianza nel percorso terapeutico delle donne affette da tumore ovarico, che ancora è molto evidente in varie regioni d'Italia. Una cosa fondamentale è anche sensibilizzarli per ottenere risultati importanti per le donne a rischio di sviluppare tumore ovarico, che sono le donne portatrici di mutazione BRCA. Queste donne devono eseguire dei controlli strumentali molto frequentemente, controlli che spesso sono veramente costosi, e ad oggi non in tutte le regioni d'Italia è prevista un'esenzione per il ticket. Tanti risultati sono stati ottenuti, ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma abbiamo ancora tanto da fare.